avanti. Buonasera. Accomodatevi, prego. Francesco Merola e Marianna vengono accolti nel salotto di Casa Polese, un luogo che conoscono bene. In questo salone sono state registrate tante scene del film Cent'anni. Cent'anni è un film di culto girato proprio al castello che portò la sceneggiata napoletana sul grande schermo con un cast stellare. Questo film vedeva protagoniste Don Antonio, Mario Merola, Gigi D'Alessio. Signor Poli, andiamoci a mangiare quella bella spigoletta che ci hanno preparato. Accomodatevi, prego. Forse è meglio, andiamo. Il legame che c'è tra la famiglia Merola e la famiglia Polise va oltre il legame di sangue. C'è una notizia importante, perciò su qua. Non è arrivato il momento. Ma già sposato, il 10 maggio. Mamma mia. Auguri allora, auguri. Tantissimi auguri, grazie, veramente. Grazie. Francesco mi ha dato una gioia immensa perché dopo 51 anni ha deciso di sposarsi. Ma sposo, pure io. Secondo te, Matteo, io mi sposo? A lungo posso sposare? Al castello. Ma cioè, ma fa salariale, ma come ci siamo organizzati? Perché se facciamo fare... 100 persone, perché io ci metto un palco, noi siamo andati a trovare amici. Voglio, adesso un matrimonio, ma adesso la festa di Napoli, la festa nostra. Mamma mia, grandioso, mi fa venire i brividi addosso. Ci sarà in questo matrimonio mezza Napoli. Sì, un mangiare, come siamo messi un mangiare? Prepareremo un menù alla napoletana. Io ho detto una sola parola, fa tu. L'unica cosa, quando ho questo desiderio, quando entriamo io e mia moglie, la mia moglie aveva desiderio che si deve che la canzone papà. E poi ci mangiamo, scusatissima. Che commozione. L'ingresso al castello avverrà non sulle note della marcia nuziale, ma sulle note di una nota canzone di Mario Merola, Scusarizzi e Marinari. E champagne su stell'acqua e mare. Veramente emozionante. Ma mo' già dice ancora una cosa. Sai che uno per sposare c'è un incubare. Certo. Hai capito, no? E secondo te, no? Ma te, i tuoi te e io. Ci manda fuoco un mare a un mare. Madonna. E lì si è emozionato. Mi sono venuti i brividi. Allora è sì? Come no? Noi siamo onorati. Essere. Onore e rispetto. Questo è come si fa? Saranno felici. Sarà una grande festa. Stanno lassù. Che bello. Sicuramente. Stanno ardendo per loro. Con i migliori auguri. Auguri, tantissimi. Francesco, tanti auguri di cuore. Grazie, grazie mille. È un matrimonio nostro, però si può dire che c'è stato pure Mario Merola. A pochi giorni dalle nozze, Marianna deve provare per l'ultima volta l'abito realizzato su misura per lei. Però tu ho messo questi ricami, questi merletti, e sono indecisa. Quindi mo, Fè, mi raccomando, date un giudizio, no? Come se... Non pensate che io sono vostra sorella. Noi siamo le sorelle di Marianna, lei è la prima sorella mia. Lei è la nostra prima sorella. La prima sorella. Lei è la seconda sorella, la terza sorella, la quarta sorella. Io sono Rosalba, la quarta. E la quinta sorella è Marianna. L'abito di Marianna è finalmente svelato. Quest'abito è nato con me. Mi sento in un film. È una cosa che toglie il fiato. Insomma, dobbiamo ancora accomodare qualche particolare perché la nostra sposa è dimagrita tantissimo. Marianna tem qualità, quantità e buona misura. E tenne pure il soro cereale. Ma la manica lunga è più fine, secondo me. Sembra, anche io, sempre. Cioè, soprattutto per andare in chiesa, no? Ma su tutti i settori. La sposa mi aveva fatto una richiesta, un velo di 5 metri. Vabbè, nella mia testa è cinematografico, spero. Beh, ovvio. Lei è molto... formosa, prosperosa, bella. Allora il giudizio delle sorelle. Oh, mi raccomando, per il matrimonio vi voglio cariche. Possiamo fare anche un brindisi. Siamo caldissime. Vabbè, comunque lo amo.